per il, non in, almeno a preparare per ora il corteo prima di partire. Signor Pittello, che l'abbiamo votato dalla regione della Basilicata e ci vuole portare all'ospedale da Villa d'Agri, solo vuole portare a Lago Negri, non è vero, deve rimanere a Villa d'Agri, perché Villa d'Agri muore quando se ne va all'ospedale. Generazioni oggi veramente per la prima volta, forse come non mai, insieme per questa lotta per l'ospedale. Sì, sì, è vero, oggi dobbiamo tutti quanti riunirci vicino all'ospedale, soprattutto per manifestare contro la chiusura e contro il, diciamo, il sopruso che stiamo subendo, contro la nostra, diciamo, ci stanno togliendo il diritto per la salute. Dai canti popolari, dalla rabbia degli adulti, dai cori da stadio dei giovani studenti, da chi mamma lo è già e da chi invece lo diventerà, dagli interventi dei sindaci, ai rappresentanti del mondo sindacale, passando per i commercianti che per l'occasione hanno abbassato le serrande, dal corteo che muovendo da piazza Zecchettini si è portato sin sulla collinetta che ospita l'ospedale, si è levato un solo grido: l'ospedale di Villa d'Agri non si tocca. Unire voci, generazioni e forze. Questo è l'intento del Comitato Cittadino Uniti per la Val d'Agri, sorto a difesa del presidio ospedaliero di Villa d'Agri, a forte rischio di ulteriore dimensionamento dopo la chiusura del punto nascite. E così è stato. Buona la prima come risposta di popolo, che se non risolve la problematica è un ottimo inizio di quella che sarà una battaglia da affrontare su più fronti. Perché se da una parte si chiama in causa il governo regionale, sino a muovere allo stesso l'accusa di privare alcuni territori dei servizi essenziali a favore di altri, è altresì vero che stati e regioni sono tenute all'applicazione delle direttive di cui l'Europa esige l'applicazione. Abbiamo ascoltato la voce di alcuni protagonisti, di cui vi proponiamo l'ascolto. Siamo qui oggi con la gente a testimoniare appunto la presenza delle amministrazioni locali, quindi noi sindaci, che poi siamo espressioni della gente e del popolo, a dire no appunto a un depotenziamento dell'ospedale, sia alla salute dei cittadini, e quindi su questo noi non difficilmente facciamo un passo indietro, quindi siamo disposti ad arrivare fino alla lotta anche più dura. Questa di oggi credo che sia solamente un inizio di quello che può essere una protesta che sicuramente diventerà più grande in un'area come la nostra, dove c'è un problema ambientale serio per la presenza delle stazioni petrolifere e anche del centro Oli. Mi sembra che in quest'area, che sta dando molto allo Stato italiano e anche alla Regione, mi sembra che in quest'area i cittadini meritino di avere una struttura ospedaliera che sia un baluardo per la salute, per la loro salute e la salute dei nostri figli. Siamo qui per dire che tutti i territori limitrofi, deve iniziare una battaglia sui territori limitrofi, non soltanto della Basilicata, ma dell'Italia. Non possiamo assistere al taglio della Corte d'Appello, al taglio dei giudici di pace, al taglio di tanti altri servizi essenziali. I territori limitrofi hanno diritto di avere questi servizi. Con la scusa delle riforme facciamo grossi danni. Io invece sono convinto che la delibera è arrivata il 19, il 21 io ero qui all'ospedale di Villa d'Agri a fare una riunione, domenica eravamo a una riunione con 400 persone a Viggiano, il lunedì eravamo uniti tutti quanti i sindaci all'area programma, quindi siamo stati velocissimi. Tante volte si paventano alcune cose che poi non accadono, quindi in questo caso, come abbiamo visto che era accaduto qualcosa di grave, siamo intervenuti, tant'è che la delibera dell'ASP, di cui noi abbiamo chiesto la revoca con un documento congiunto dei sindaci, è avvenuta. È chiaro che non abbiamo risolto ancora tutto, perché è una proroga, ma noi siamo qui per dire che la proroga non basta. Comitato che oggi è riuscito veramente a mettere insieme tutti, amministratori, cittadini. Gli amministratori ci hanno detto le azioni che già da oggi intraprenderanno. Quali saranno invece quelle del comitato? Il comitato da oggi, quando finirà questa manifestazione, si riunisce e continuerà la lotta. Abbiamo avuto già più di 300 adesioni stamattina, 50 l'altro giorno a Tramutola, che è stato uno dei nostri primi incontri con la popolazione,
apriremo sui social la possibilità di far interagire con noi la popolazione, e le prossime saranno ulteriori manifestazioni e, se serve, bloccare anche le strade, perché questa valle, come tutti sanno, è una valle che è al servizio e alle maestranze di una regione, dato l'indotto ENI, quindi saremo anche disposti a bloccare la 598 se dovesse servire.